Il cuore della Chiesa si allarga, toccando le periferie del mondo, gettando una luce su realtà difficili che pochi conoscono, portando in primo piano le sofferenze degli ultimi. Il concisoro di sabato riflette lo stile e il magistero di Papa Francesco, che consegna la berretta rossa a 17 nuovi cardinali, espressione della Chiesa in uscita che in ogni angolo della terra è chiamata a portare l'annuncio del Vangelo. Una chiesa in festa nel pomeriggio di sabato nelle consuete visite di calore, con fedeli, amici, compagni di studi che rendono omaggio ai porporati nell'aula Paolo VI. Tra di loro ci sono cardinali che entreranno nella storia del loro paese, come l'arcivescovo di Port-Moresby, John Ribat, primo cardinale della Papua Nuova Guinea. La berretta rossa è per lui un'assunzione di responsabilità. In questo momento il grande problema che ci sta interessando è quello del cambiamento climatico. È una delle principali problematiche per noi tutti, in Papua Nuova Guinea, ma anche per quanti vivono nei paesi del Pacifico. Sa, un certo numero di isole stanno già scomparendo e la gente ci deve fare i conti. Si tratta quindi di uno dei più grandi motivi di preoccupazione per me. Ma ci sono anche, d'altro canto, questioni che stanno investendo il nostro paese, come ad esempio il fatto che attualmente stia aumentando il traffico degli esseri umani. Pertanto queste sono le questioni di reale preoccupazione e ritengo che per me sia motivo di grande responsabilità essere la voce della Chiesa e del nostro paese rispetto a queste questioni. Primo cardinale del Bangladesh è l'arcivescovo di Dhaka, Patrick Rosario. La nomina del Papa è per lui un segno della misericordia e dell'amore di Dio, un gesto di attenzione per un paese che il pontefice visiterà il prossimo anno e che vive di grandi contraddizioni. Recentemente ci sono stati attacchi terroristici preparati da alcuni gruppi. E cos'altro c'è da fare se non pregare per loro? Perché se li emarginiamo le cose non si risolvono. È l'amore che porterà la riconciliazione, che è opera di Dio, non un successo umano. Quindi la Chiesa in Bangladesh ha un compito speciale, quello di pregare per il paese, pregare Dio per i nostri leader, pregare per tutte queste persone che hanno preso una direzione sbagliata, ma sono pochi, pochissimi rispetto a tutta la popolazione che vive in pace ed armonia e che vuole continuare a farlo. La nomina del cardinale Diodone Nzapalainga, arcivescovo di Bangui nella Repubblica Centrafricana, è una sorta di cerchio che si chiude. Papa Francesco ha aperto lì la prima porta santa, dando inizio al giubileo straordinario. Il porporato è giunto a Roma con l'imam e il pastore evangelico di Bangui, un segno di misericordia. Dio passa attraverso l'altro per toccarmi, passa attraverso di me per toccare l'altro, in un movimento di andata e ritorno. E credo che sia questo che vogliamo testimoniare. Musulmani, protestanti e cattolici siamo arrivati per vivere questa giornata in cui vengo creato cardinale per il nostro paese, il nostro continente e la Chiesa universale. Il nostro paese, la Repubblica Centrafricana, è povero e Dio si è chinato su di noi nell'anno della misericordia, attraverso il Santo Padre che è venuto e ha aperto la grande porta della pace affinché tutti i centrafricani vi entrino. E non è un caso che al chilometro 5, mentre il Papa stava uscendo dal quartiere, siano comparsi i musulmani. È stato bello vedere una cosa del genere. Non possiamo che ringraziare il Signore ed esserne felici.